Giovedì 6 febbraio a Fruit Logistica l'onorevole Paolo De Castro, europarlamentare, già per due mandati ministro dell'agricoltura e nonché presidente della commissione agricoltura del Parlamento europeo, è intervenuto a un incontro importante organizzato da CSO Italy nello spazio Italy the Beauty of Quality sul tema della prospettive dell'OCM ortofrutta, della PAC, ma ha detto due parole in particolare. La prima è un discorso che ripete più volte, quello della estrema necessità che l'agricoltura e in particolare la frutticoltura in Italia si aggreghino maggiormente. La seconda, e questa è un po' nuova e vorrei chiedere qualcosa di più su questo, che necessita un progetto per comunicare meglio la salubrità dei prodotti ortofrutticoli di fronte a un prossimo futuro che vede al centro dell'agenda europea l'ambiente, e un ambiente che potrebbe anche prevaricare la centralità dell'azienda ortofrutticola. Sì, è un tema oramai, è la cifra diciamo di questa nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen, questo New Green Deal europeo, un grande progetto ambizioso per rimettere al centro la lotta ai cambiamenti climatici e l'attenzione all'ambiente. Per questo è fondamentale che l'agricoltura si faccia parte attiva, non solo per essere presente all'interno di questo progetto, questo lo faremo, ma che soprattutto riesca a vendere bene gli straordinari passi avanti che l'agricoltura ha fatto in questi ultimi decenni, soprattutto nella riduzione dell'uso della chimica. Purtroppo non è noto ai consumatori, all'opinione pubblica, questi sforzi straordinari che hanno fatto gli agricoltori per ridurre in termini fisici, quantitativi, l'uso dei prodotti chimici e ridurre significativamente il numero dei principi attivi pericolosi per l'ambiente e per la salute. Cioè, stiamo parlando di riduzioni che vanno anche dal 60 al 70%. Dopodiché, per carità, è ambizione di tutti, noi compresi, quello di arrivare all'uso zero della chimica in futuro. Però dobbiamo anche partire dalla consapevolezza di dove ci troviamo, dei passi avanti che abbiamo fatto. Per questo oggi, approfittando dell'alto qualificato numero di presenze che ci avevamo qui alla Fruit Logistics, grazie al CSO che ha messo insieme i più importanti produttori italiani, abbiamo detto che è arrivato il momento di riuscire a creare una massa critica anche dal punto di vista della comunicazione. Non possiamo più tollerare trasmissioni televisive o altre iniziative mediatiche che diano un'immagine non veritiera di un settore agricolo che ha fatto passi straordinari in avanti e che ci auguriamo in futuro, grazie anche all'innovazione tecnologica, grazie all'innovazione genetica, penso alle New Breeding Techniques, queste nuove varietà non OGM che possono essere capaci di combattere le malattie per via genetica piuttosto che per via chimica. Tutto questo deve essere noto alla pubblica opinione e dobbiamo anche far capire che gli agricoltori sono i protagonisti di questo New Green Deal. Quindi si può dire, appunto, come ha concluso lei, che il Green Deal è già un dato di fatto per la frutticoltura italiana? Il Green Deal, adesso nel dettaglio legislativo, conosceremo meglio il 31 di marzo quando la Commissione presenterà la comunicazione sul Green Deal e lì capiremo anche le ambizioni legislative della Commissione. Certamente noi ci auguriamo che l'agricoltura e che la politica agricola sia parte di questo Green Deal, vedendolo in una logica di incentivi verso gli agricoltori a praticare attività sempre più rispettose dell'ambiente e sempre più in linea nella lotta ai cambiamenti climatici. Grazie onorevole De Castro. Grazie a voi.